Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, primo video dalla casa nuova. Quindi vedete un po' il retro modificato. Ho delle luci nuove, quindi non so effettivamente le condizioni di luce di questo video e dei prossimi che farò questa sera come saranno. Incrociamo le dita, dovrebbero essere buone, speriamo. Sì, sono in una nuova casa, quindi una nuova location, ma i video non cambieranno. Mi sono un po' persa nell'ultimo periodo perché trasferimento, vita nuova, eccetera, è stato un attimo complicato, però riprendiamo subito il passo. Inizio da casa nuova con un video recensione di due prodotti della stessa linea di Yves Rocher. Questa è la linea riparazione, shampoo e maschera trattamento notte. Questa linea mi fu regalata per il mio compleanno da un'amica. Lo shampoo è da 30 ml e invece la maschera con l'ecotubo è da 150 ml. Iniziamo con lo shampoo. Allora, shampoo trattamento nutri riparatore, capelli molto secchi o rovinati con olio di jojoba senza siliconi 300 ml, come abbiamo detto. Allora, ripara e sublinea i capelli molto secchi e rovinati. Riparati, i capelli ritrovano morbidezza, brillantezza e delicatezza al tatto. Questo shampoo dalla texture leggera si utilizza sui capelli bagnati, risciacquare abbondantemente, testato sotto il controllo dermatologico. Olio di jojoba prevalentemente da agricoltura biologica. Questa formula contiene il 96% di ingredienti di origine naturale, flaccone riciclabile senza siliconi, coloranti o parabeni. Ha un profumo delicato, non morbido, non aggressivo all'olfatto. Quando lo uso in bagno si rimane sprigionato questo buon profumo che mi piace tantissimo. Mamma mia, è veramente delicatissimo. Questo shampoo ha un potere lavante basso, nel senso che quando utilizzo questo prodotto sui capelli medio sporchi, so sempre che devo fare ovviamente due passate, ma prima di tutto devo utilizzare un trattamento che mi aiuti a iniziare a pulire il cuoio capelluto. E io sto utilizzando un prodotto di G-Cube che in questo momento non mi sovviene il nome, vi lascio la recensione giù nell'info box, il link. È un buonissimo prodotto, si mette prima di fare lo shampoo, si lascia agire e poi ci si fa lo shampoo. E utilizzandolo prima di questo, io dopo ho anche un grandissimo volume rispetto al mio solito, e questo shampoo ha una marcia in più per aiutare a pulire il capello. L'ho sempre utilizzato in combo con il suo prodotto maschera trattamento notturno, ma qualche volta mi è capitato di utilizzarlo semplicemente con un balsamo e i capelli, ok, non erano super morbidissimi, perché ovviamente più lo fa il trattamento notturno, però anche da solo lo shampoo aiuta molto. Stiamo parlando del trattamento notte, andiamo a parlare del trattamento notte. Trattamento notte, capelli molto secchi e o rovinati, olio di jojoba. Allora, ripara e fortifica i capelli molto secchi o rovinati. Prima di coricarsi, applicare sui capelli asciutti, lasciare agire tutta la notte, non macchia il cuscino, non risciacquare, pettinarsi come abitudine. Allora, non l'ho mai utilizzato in questo modo, cioè una sola volta l'ho utilizzato in questo modo. Purtroppo io ho il capello molto sottile, quindi mi sono ritrovata la mattina. Sì, i capelli super nutriti, assolutamente, chi gli dava dubbio, ma non potevo uscire perché erano palesemente sporchi, c'era qualcosa sopra che non lasciava un bell'effetto. Quindi ho provato nelle volte successive a fare dei pre-impacchi prima dello shampoo, quindi sempre a notte, sempre prima di andare a dormire, sapendo che il giorno dopo avevo possibilità di farmi lo shampoo prima di uscire. Ho applicato una noce di prodotto
diciamo sulle punte, tutto questo. Sono andata a dormire il giorno dopo, ho fatto lo shampoo. Effettivamente avevo i capelli morbidissimi, con una bella texture importante sul capello, voluminosi, nutriti. Così mi è piaciuto tanto, sempre ovviamente in combo con il fratello gemello, il fratello gemello, no, il fratello, il cugino della stessa famiglia. E in questo modo mi è piaciuto molto. Come prodotto, trattamento notte, senza risciacquo, no, non mi ha fatto impazzire. Ok, questo video recensione finisce qua. Io spero che queste recensioni ti siano state utili. Se ti sono state utili, ovviamente ti invito a mettere un pollice in su. Se non vuoi perdere i prossimi video, c'è sempre il tastino dell'iscrizione qui nell'ultima schermata e giù nell'info box. Nulla, ti ringrazio per avermi aperta e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, in gamba!